Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo bellissimo motivo trafolato. Questo è uno dei motivi che va realizzato con un multiplo di 10, quindi il motivo è composto da 10 maglie e 10 ferri, quindi per avere un completo disegno andremo appunto a fare un blocco insieme in cui vi faremo vedere passo per passo come realizzarlo. Iniziamo! Possiamo partire con il nostro avvio e avviamo 30 maglie più una, 31 maglie. Eccoci qui, ora partiamo con il primo ferro. Il primo ferro va fatto tutto a rovescio. Qui. Ora partiamo con il secondo ferro, che è anche il nostro ferro di andata, possiamo chiamarlo così perché è il diritto del nostro lavoro. Ora partiamo con la realizzazione del nostro motivo trafolato e facciamo prime 5 maglie a diritto. Uno, due, 3, 4, 5. Ora facciamo un gettato, vedete, normalissimo. Subito dopo il gettato dobbiamo fare una accavalcata delle maglie semplici. Quindi la maglia subito dopo la spostiamo senza lavorare, prendendo dal ferro di sinistra e mettendolo sul ferro di destra. La maglia subito dopo che c'è, e lavoriamo per il diritto normale, vedete, normalmente, senza nessun cambiamento. Ora andiamo a agganciare la maglia che abbiamo spostato prima, senza lavorare, e la facciamo questo movimento di accavalcata della maglia appena lavorata. Vedete che abbiamo realizzato questo primo forellino grazie a questa cavalcata della maglia semplice. Ora facciamo 3 maglie a diritto. 1, 2, 3. Ed ecco che abbiamo fatto il primo blocchetto del nostro motivo, perché il motivo, come ho già detto, verrà composto da 10 maglie. Vedete? Ora partiamo di nuovo e concludiamo tutto il ferro mantenendo appunto questo motivo. Quindi 5 maglie a diritto, 1, 2, 3, 4, 5. Subito dopo un gettato, vedete, la maglia subito dopo va spostata senza lavorare, semplicemente. Poi la maglia dopo va lavorata per il diritto normale, andiamo a agganciare la maglia appena spostata e facciamo questa cavalcata sopra la maglia appena lavorata. E ora andiamo a concludere con le 3 maglie a diritto. 1, 2, 3. Ecco, vedete che abbiamo già i forellini che si stanno realizzando. Ora facciamo di nuovo la stessa cosa, 5 maglie a diritto, così come si presentano, 1, 2, 3, 4, 5, un gettato, vedete? Subito dopo la maglia va spostata senza lavorare, andiamo la maglia dopo a lavorare a diritto. Riagganciamo la maglia appena spostata facendo accavalcare la maglia appena lavorata e concludiamo il nostro ferro con 3 maglie a diritto. 1, 2, 3.
Ed ecco che abbiamo finito il nostro motivo di 10 e anche l'ultima va fatta a diritto. Ecco, questo è il nostro primo ferro dal diritto del lavoro. Ora il terzo ferro va lavorato tutto a rovescio. Anche i gittati che abbiamo appena fatto vanno lavorati come le maglie normali a rovescio. Ed eccoci qui, abbiamo fatto il terzo ferro a rovescio e dovete ritrovarvi sempre con 31 maglie. Partiamo con il secondo ferro del nostro motivo, quello di andata, quindi il quarto. Facciamo prime 3 maglie a diritto, così come si presentano diritto normale, 3. Subito dopo dobbiamo fare una diminuzione in cui andiamo a unire 2 maglie lavorandoli a diritto. Vedete? Facciamo 2 maglie insieme e ne realizziamo una. Ed ecco che abbiamo fatto questa unione. Subito dopo facciamo un gettato come se andassimo a recuperare la maglia che abbiamo appena diminuito. Subito dopo la maglia a diritto, una, un altro gettato, una cavalcata semplice e 2 maglie a diritto. 1, 2. Ed ecco, vedete che abbiamo fatto il primo motivo da 10. E come vedete si sta già realizzando il forellino principale e le basi per il secondo. Andiamo avanti e rifacciamo la stessa cosa fine per tutto il ferro. Quindi 3 maglie a diritto, 1, 2, 3, 2 maglie insieme, quindi questa specie di diminuzione che va fatta, che ci permette appunto realizzare la base per il forellino, che va poi realizzato effettivamente da questo gettato che subito lo segue. La maglia dopo va lavorata per il diritto così come si presenta, un altro gettato, a cavalcata semplice che andiamo a spostare la maglia, subito dopo una maglia lavorare a diritto e poi riagganciamo la maglia appena spostata sopra la maglia lavorata a diritto, vedete? E poi ultime 2 maglie a diritto ed ecco anche il secondo forellino che sta prendendo la forma. La stessa cosa, 3 maglie a diritto, 1, 2, 3, subito dopo 2 maglie insieme, quindi andiamo a fare questa diminuzione sempre a diritto, ed eccola qua, gettato, una maglia per il diritto, subito dopo un altro gettato, a cavalcata semplice in cui andiamo a spostare e lavorare e riagganciamo la maglia appena spostata e realizziamo un altro forellino. E poi ci devono rimanere altri 2 maglie per lavorare a diritto, per arrivare al numero 10 di maglie del motivo. E poi l'ultima maglia sempre a diritto. Guardate che meraviglia! Ora il ferro di ritorno va fatto tutto a rovescio. Partiamo con il sesto ferro e partiamo subito con facendo prime 2 maglie a diritto. Quindi 1 e 2. Successive 2 maglie andiamo a lavorare insieme perché dobbiamo realizzare un forellino. Quindi 2 maglie insieme a diritto. Subito dopo un gettato, le maglie successive vanno lavorate a diritto. 1, 2, 3. Subito dopo un altro gettato, perché anche da questa parte dobbiamo realizzare il forellino. Quindi facciamo un gettato e dopo subito facciamo una cavalcata semplice che ci permette appunto creare il forellino. Riagganciamo
Vedete che abbiamo realizzato un'altra e concludiamo con uno a diritto. Questa è la prima parte e va sempre ripetuto la stessa cosa per tutto il ferro numero 6. Quindi due maglie a diritto, 1, 2, due maglie insieme, un gettato, 3 maglie a diritto, 3, subito dopo un gettato e una cavalcata semplice. Ultima a diritto, ecco anche il secondo. Ora la stessa cosa, rifacciamo, quindi due maglie a diritto, due maglie insieme a diritto per fare la diminuzione e dare la base al nostro forellino, subito dopo un gettato, che poi quello lì che viene indirizzato verso la destra, tre maglie a diritto, 1, 2, 3, un altro gettato che è la direzione verso la sinistra e una cavalcata semplice per appunto mettere bene la base del nostro forellino. Ultima maglia a diritto e ecco il nostro motivo. Ed ultimo, come sempre, concludiamo con la lavorazione per il diritto. Ora vedete, dopo aver fatto 6 ferri abbiamo già questa bellissima forma che si sta già vedendo molto bene. Ora il ferro numero 7 va fatto tutto a rovescio e ricordiamo sempre anche i gettati vanno lavorati come le maglie normali a rovescio. Eccoci qui. Ora partiamo con il ferro numero 8. Andiamo a fare la prima maglia per il diritto normale come abbiamo sempre fatto. Subito dopo ora dobbiamo fare due maglie insieme sempre a diritto. Vedete che abbiamo fatto questa diminuzione che ci permette appunto dare la direzione giusta al nostro motivo. Subito dopo un gettato e ora 5 maglie per il diritto, 1, 2, 3, 4 e 5, un gettato che ci permette di nuovo fare il forellino verso sinistra e ora una cavalcata semplice. Vedete che meraviglia che si sta realizzando? Ora torniamo a rifare la stessa cosa. Una maglia per il diritto normale, due maglie insieme realizzando questa diminuzione per il diritto direzionale, un gettato, 5 maglie per il diritto, 1, 2, 3, 4, 5, un altro gettato, una cavalcata semplice. Vedete? E ora concludiamo sempre con lo stesso motivo tutto il ferro. Una maglia per il diritto, diminuzione direzionale verso la sinistra realizzato con questa unione di due maglie a diritto, gettato, 5 maglie per il diritto, 1, 2, 3, 4, 5, un gettato a cavalcata semplice e l'ultima maglia per il diritto per concludere il ferro. Guardate, questo è il ferro numero 8 e guardate che belli forellini che si stanno già verificando. Ora il ferro numero 9 va fatto come tutti gli altri ferri numero dispari a rovescio. Eccoci qui, partiamo con il 10° ferro.
per concludere appunto il primo blocco del nostro motivo, che appunto è composto da 10 ferri. Quindi ora il diecesimo ferro parte subito con una diminuzione direzionale in cui andiamo a lavorare insieme due maglie a diritto. Subito dopo facciamo un gettato che ci permette di realizzare il nostro forilino e subito dopo facciamo 7 maglie a diritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un gettato. Vedete? Ora noi dobbiamo fare una doppia cavalcata. Doppia cavalcata, ora vi facciamo vedere come si realizza. Stesso identico modo all'inizio, andiamo a spostare la maglia che si trova subito dopo il gettato sul ferro di destra. Andiamo dopo le successive due maglie, non una, successive due maglie a unire in un'unica maglia con lavorazione a diritto. Ora andiamo a riagganciare la maglia appena spostata sopra queste due maglie che abbiamo lavorato insieme, le abbiamo unito. Ed ecco, questa è una doppia cavalcata. La differenza appunto consiste nel fatto che dopo aver spostato la maglia non si lavora una ma due maglie insieme, realizzando un'ulteriore diminuzione della maglia. Ora facciamo un gettato e 7 maglie a diritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un gettato. E ora dobbiamo fare la stessa cosa, una doppia cavalcata. Quindi andiamo a spostare la maglia, unire due insieme, successivo due insieme, facendo una lavorazione per il diritto normale. Riagganciamo la maglia appena spostata e realizziamo appunto il nostro forilino. Vedete, con questa doppia diminuzione praticamente. Un gettato e 7 maglie a diritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un gettato. E ora dobbiamo concludere il ferro con una cavalcata semplice. Spostiamo e lavoriamo la ultima come se fosse una normale, diritto, e andiamo a cavalcare con la maglia appena spostata. Ed eccoci qui. Abbiamo realizzato un blocco del nostro motivo composto da 10 ferri. Guardate che meraviglia e come si presenta bene con questi bellissimi forellini direzionali. È un motivo, come vedete, sia trafolato che possiamo dire anche di rilievo, perché si presenta con questi bellissimi forellini direzionali e con questa bellissima trecentina che è appunto un po' di rilievo. Ora così si procede per tutta la lunghezza di cui avete bisogno. Quindi, ora per riprendere il motivo dovremo fare questo primo ferro tutto a rovescio e il secondo con inizio di realizzazione di forellini. Ed ecco, così si presenta appunto il motivo dopo aver fatto altri 1, 2, 3, tre volte ripetuto il motivo. Vedete, in totale sono 4 volte, una abbiamo fatto insieme, poi abbiamo realizzato altri 3 per appunto far vedere che bello e come si presenta in modo molto molto bello. Quindi questo è uno dei motivi che potete tranquillamente applicare per i vostri progetti. Guardate, molto bello trafolato. Speriamo che questo video vi è piaciuto, che siamo riusciti a spiegare bene i passaggi. Se ci sono delle domande, fatele pure, e grazie che siete rimasti con noi. Al prossimo video.